Buonasera a tutti amici comodoristi e comodorari e benvenuti a questo mio nuovo video gameplay. Oggi parliamo di un gioco molto carino, anche se piuttosto difficile per il nostro Commodore 64, ovvero Poster Paste. Questa è la cassettina, la Single Jewel. Vi faccio vedere la cassettina che è piuttosto anonima, vedete soltanto questa scritta. Sul retro addirittura è completamente nera. E andiamola ad inserire. E anzi, e a caricare ovviamente. Allora, adesso faccio vedere il flyer, poi passiamo all'istruzione. Questo gioco l'autore di questo gioco è Andy Walker, che sarebbe anche lo stesso ideatore di diversi giochi, però più che altro di due giochi che mi sono piaciuti molti, ne ho uno solo, e è Super Pipeline. Allora, questo è il flyer, ecco qua il flyer, con le istruzioni. Questi sono i comandi, spiega un po' il gioco, e qui ci sono un po' di istruzioni. E la cosa più difficile, allora andiamo a, scusate, a premere. La cosa più difficile di questo gioco sono, come dire, è il livello della colla. Ora vi faccio vedere bene. Intanto vi leggo. Allora, aspettate che qui avevo preso le istruzioni, che sono anche carine, della versione da edicola, che la versione da edicola era, si chiamava l'attacchino. Allora, un attimo. Allora, ecco, poster paster vuol dire, me lo dimenticavo, incollatore di poster, vabbè. Allora, attacchino, eccolo qua, attacchino. Qui ho fatto la schermata dal sito di Sovox. Allora, attacchino. Calati nei panni di un attacchino e attraversa la città per affiggere manifesti pubblicitari negli spazi appositi. Ogni manifesto è costituito da un certo numero di fogli e devi essere tanto abile da selezionare nella scatola portarotoli quello corretto, posizionandoti su di esso con la punta del pennello. Per poter incollare i manifesti devi salire sulla scala. Come se non bastasse, strane creature popolano la città. Il contatto con una di esse ti sarà fatale e, orrore degli errori, hanno la proprietà di diluire la colla, che una volta diventata acqua sarà inutilizzabile. Quindi tieni a bada scagliando contro di essi micidiali colpi di colla. Poi, mentre sulle istruzioni, quelle in inglese sulla cassettina, che io ho tradotto un po' alla meglio. Allora, in poster paste tu sei Bill Stickers, fatti strada attraverso la città incollando manifesti su ogni cartellone disponibile. Il poster è composto da un certo numero di pezzi di carta. All'inizio di ogni nuovo accaparramento avrai con te una scatola di carta, un secchio per la pasta e una scala. Usa il pulsante di fuoco per sollevare il rotolo della carta dalla scatola quando la mano tesa di Bill è sopra quella che desideri prendere. Decidi dove inserire questo foglio di carta. Nel poster è facile. Vabbè, qui dice devi cercare la posizione a secondo come è messo. B non può incollare il foglio a meno che non sia sulla scala. Per prendere la scala cammina lungo la grondaia. Ecco, questo è importante, perché anche spostare la scala era molto difficile. Finché non raggiungi e poi ti segui, finché non sali e scendi. Allora, ok, per prendere la scala cammina lungo la grondaia finché la raggiungi e poi ti seguirà finché non sali o scendi. Mentre salite la scala, posizionate il rotolo di carta dove pensate che dovrebbe entrare. Premi fuoco per incollarlo sull'accaparramento, sul cartellone. Se è nel posto giusto si attaccherà, altrimenti no. Continua a collare fogli nella posizione corretta fino a quando il posto non è completo. Cosa impedisce di farlo? Gnu, Zewoza acquistano tutti i nemici che popolano la città. E alcuni li puoi tutti colpire con la colla, li puoi tirare e poi vi faccio vedere col pennello. Ah, ecco, è accaricato. Allora, il contatto con ognuno fa sfiorare la pasta, ti terrà balla. La pasta parte proprio per attaccarsi. Se diventa troppo liquido, nulla si attaccherà. Se è troppo spesso, sarà difficile staccare il pennello. Qualsiasi wozzeck acquatico di passaggio a pieno carico potrebbe diluire la pasta fino a renderla inutile, ma un carico indisturbato nel secchio coagula rapidamente. Una scala alta è necessaria. Questa è la scala con il pulsante. Ok. Suggerimento: tieni d'occhio l'indicatore di consistenza della pasta, che sarebbe PCG, che ora vi faccio vedere. Se diventa troppo liquido, non stai sparando abbastanza wozzeck. Il tuo bonus di incollaggio di precisione sarà ridotto a qualsiasi incollaggio preciso. Il bonus viene assegnato al termine di ogni fase. Quando sei
In cima alla scala non sporgerti troppo e fai attenzione al cervello. E fai attenzione al cervello scarico. Se davvero non hai ancora imparato nulla, seleziona Easy nella pagina di opzioni. Se stai diventando arrogante, seleziona Hard. C'è ovviamente un enigma da risolvere nella fase 12. Io non ci sono arrivato. Il primo giocatore che riuscirà a risolvere l'enigma sarà invitato a dimostrare le proprie abilità a nostre spese qui su Tasket. Questa è una cosa per registrare, una cosa dell'epoca, diciamo. Allora andiamo a giocare. Allora, voi siete ovviamente il protagonista, Billy, o come si chiama, Billy Stickers. Allora qui scegliamo. Aspetta, fammi premere F1. Allora qui scegli. Allora, play giocatori uno solo. Vite ne prendo 8. Skill qui metto normale perché è difficilissimo. Musica, sì, istruzioni. Istruzioni, si va da destra e qui dà le istruzioni. Se ve le volete leggere, ve le leggete, perché io in inglese ci ho fatto un po' a cazzotti, qualcosa ci capisco, sono proprio ignorante, però non a sufficienza. Adesso andiamo a iniziare la palla. Usate joystick per cambiare. Ah sì, ok, press play to play. Allora, questo è il primo schema che c'è in una sola. Allora, innanzitutto, quando si dice vedete la scala, io le prime volte non sapevo come fare a spostare la scala. Vedete, mi si sposta. Io poi andavo qui e dicevo: Madonna, come si fa a spostare la scala? Non mi si sposta, non mi si sposta. Ecco perché sono molto essenziali le istruzioni in questo gioco. Voi dovete camminare lungo la grondaia, sarebbe questa riga gialla. Se voi camminate in questa riga gialla, vedete, spostate. Quando arrivate nel posto giusto, scendete, vedete, e andate via. Oppure, se siete col cartellone, ad esempio, salite su. Per prendere, allora, questi cosini qui si possono sparare, vedete? E si uccidono. Qua c'è scritto PCG, è il livello di pasta, che ora pasta e colla è il massimo. Voi mettete il pennello davanti, il rotolo, e lo premete. Un'altra cosa difficile è metterlo dritto, perché vedete, è isometrico. Se lo mettete così, guardate, così no, sembrerebbe precisissimo, no? Vedete, aspetta, così sembrerebbe precisissimo, invece cade perché vedete, è un po' spostato sulla sinistra. E praticamente va messo, ora faccio vedere, vi faccio vedere, ci sta anche che anche alla seconda mi venga, ecco, un pochino spostato così, ecco fatto, avete visto? Perfetto. Però se lo mettete, se lo volete attaccare come si faceva con le figurine, con gli album, scordatelo. Qui c'è, ce n'è due, vedete, ora si comincia con due mostri. Allora io prendo, uno vi fulmina e vi uccide direttamente, l'altro vi mescola la colla. Voi potete sparare la colla. Aspetta, allora io dovete prendere prima il secondo. Guarda, me lo prende. Ecco, sapevo, ci sono rimasto folgorato, non capisco perché. Capisco perché me l'ha preso fino ad ora. Allora, ho preso il primo e PCG Goi, non so quanto è Goi d'attaccatura. No, mi troppo in là. Allora, aspetta, ma a volte però non è facile, non è affatto facile. Bisogna prendere. No, ecco, l'ha preso il primo, quindi. Madonna, l'ha preso il primo, quindi bisogna andare a spostarci un po' più in qua. Perché poi il bello è che quando. No, troppo poco. Ecco. Perché poi voi potete anche, vedete, potete spostare un po' il cartello. Così, ecco, questo è andato bene. Ora dobbiamo mettere. Poi il fatto è che se voi. Scusate, mi si era fermato, stavo dicendo perché quando vi uccidono, se voi ora guardate che questo è un poster soltanto a due facce, ma quando arrivate a quelle più complesse, 6-8 facce, è casino, e quando vi uccide vi fa ripartire da capo. Ecco, qui ne abbiamo fatto un altro e ora passiamo a quello successivo. Ecco, questi sono, ma poi sono carini perché sono uno diverso dall'altro. Il casino sono questi nemici. Questi nemici, ragazzi, è un vero problema. Allora, sono molto insidiosi. Non so se posa. Questo è il primo, quindi va l'altro. Guarda! Questo è il primo. Uno è messo. Vedi, lumpi. E ora ha cambiato. Lumpi non me lo ricordo. Avevo letto col traduttore cosa voleva dire, però non me lo ricordo. E questo lo mettiamo qui. Posto e pasta, è fatto anche questo. Poi ci saranno degli schemi in cui la scala sarà corta o lunga, cioè c'è un interruttore. Allora, questo proviamo a mettiamo prima qui. Allora, qui dobbiamo prendere il terzo.
Ok, terza presa. Niente, no, allora aspetta, fammi prendere, meglio fa così. Meglio mia partita al primo, mi suona meglio. Ok. Vai. Vedi, questa volta mi hanno messo preciso, tic, vedi, ci ha scritto tic, non so che vuol dire tic. Però io non so cosa devo fare per l'umpio dovrebbe attaccare. Forse devo colpire gli avversari per renderlo. Ah, ecco, vedi, devo colpire quello giallo per aumentare, credo. Non lo so. Proviamo. Ora non mi spara più, vedi, ho finito la cola, quindi dovrebbe cascare di nuovo. Ah no, stavolta no, boh, non ci capisco nulla, ragazzi. Se c'è qualcuno, soprattutto zombie gamer o ATP che sono esperti di questo gioco, mi diano una mano. Magari nei commenti spiegano per bene, perché loro sono molto professionali e molto spesso dopo aver letto dei loro commenti riesco a capire. Ah, ecco perché io c'ho un po' mi riusciva. Ai! Ne manca uno, forza. Vedi, la cosa che fa rende nervoso è quando arrivi da ultimo, c'è cioè l'ultimo, e se ti uccide, ok, e se ti uccide ti tocca ricominciare da capo. Ma io lo sto facendo a livello facile. Ecco, vedi, qui c'è l'interruttore che accorcia la scala, così è lunga. Ora qui c'è queste mani che non mi ricordo se sono quelle che ti uccidano o no. Perché c'è uno di loro che non ti uccide semplicemente, ma semplicemente ti leva la colla, te l'annacqua. Allora, questo dovrebbe essere il primo. Ok, ora vedete, ora io schiaccio e mi si è accorciata. E ora Marim l'ho riportata via. E ora prendo questo qui sotto. Ah, questo non ce l'ho fatta a finire ancora, nonostante mi dare da facile, non so perché. Oh! Ci sono sempre morto. Ok. Adesso io, si può anche lasciare corto e andare a fare questo qui. Oh, mamma mia. E andare a fare questo qui basso. No, ho sbagliato. Quindi ora devo spostare la scala, perché se no, però, non è facile perché ho messo questo qui. Proviamo, ma. Vedi, no, devo mettere il terzo, via. Lasciala qui. Ok. No. Speriamo così. No, così. No, troppo no, mi hanno messo più qua. Ok. Non so se c'è il tempo, non ci dovrebbe essere. Ma perché mi va tutto là in questa maniera? No, andiamo più qua. È un macello, perché con queste prospettive avete visto dove è andato a piazzarlo? Oh, vediamo ora. Ora è troppo. Oh! No, ma ho preso il primo. Vediamo se ci si fa a mettere il primo. No, troppo qua, bisogna essere più. Ma non so se il primo non attacca perché ci deve essere prima quello accanto. Perché la colla tic dovrebbe attaccarmi. Ma perché? Allora via, proviamo a cambiare, proviamo a mettere questo qui. Proviamo a mettere questo qui più alto. Ora provo a sparare perché non ho capito se sparandogli mi aumenta la colla o mi cala. No, questa volta l'avevo messo torto. Se ci muoio, ragazzi, mi preoccupate, non vi tedio, ricomincio da capo. Ora me lo rifaccio più corto, perché questo è quello che sta qui accanto. No, stavolta andava bene, non lo so, è solido, vedi, mica. Madonna. Ora provo a sparare questi qui perché non so se.
Perché io pensavo di che qui devo un... E mi ha preso il primo. Solide, non lo so cosa vuol dire. Se è troppo solida e così. Questo è un gioco, sembra mischierate, ma è un gioco molto molto tecnico. Vedi, e non ci sta. Sì, buonanotte, quando l'ha messo? Sì, meglio. No, non ho capito come funziona, non mi piace capire come funziona questo tic solid, grumoso, Gesù, Maria e Giuseppe, meglio così. Via. Allora ragazzi, tanto attendo qualche vostro commento che mi spieghi nel dettaglio il significato di tutte queste parole. Pasta, pasta è colloso, ora va bene, però mi ho fatto ricominciare da capo. Nel livello easy io avevo messo almeno che mi lasciasse i cartelli che avevo già. Vedi, lui. Ah, ora forse ho capito, me la cambiano quando montano sulla colla. Quindi io credo che devo impedirgli. Vedi, me ne sono accorto ora perché io non stavo facendo niente e loro sono montati sulla colla. Forse ho capito, forse ho capito. Vedete, loro sono arrivati qua alla colla, me l'hanno, non è. Io pensavo che mi annacquassero il pennello a me, capito? Montassero, invece no, è lassù. E vedi, è cambiato ancora. Sì, ok, ora ho capito. Vabbè, allora rettifica. I personaggi vi danneggiano la colla che è già nel secchio. Ok? Bene, il mio gameplay finisce qui. E spero il gioco vi sia piaciuto. A me è piaciuto, anche se è un po' passo da 7 amici, perché sembra, diciamo, un gioco semplice, una mischierata, ma invece piuttosto nasconde anche un po' di complessità. Bene, io vi saluto e al prossimo gameplay. Ciao a tutti!